Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi vorrei parlarvi del Dampir numero 252, la regina di Babilonia. Eccolo qui. Ma prima di parlare di questo albo vorrei ricordare di visitare il sito di Book of Metal Webzine e di andare anche sulla pagina Facebook, magari lasciando pure un like. Vi lascio i link in descrizione. Cos'è Book of Metal Webzine? Book of Metal Webzine è un contenitore, un sito in cui si parla di musica metal e rock in generale, con varie recensioni, interviste a band e artisti metal, e ci sono anche diverse rubriche, tra cui la rubrica dei fumetti, in cui ogni mese troverete le mie video recensioni degli albi della serie regolare mensile, appunto, dei personaggi ponelli come Dylan Dog, Dampir e poi anche di Samuel Stern della Bugs Comics. Per cui mi raccomando, ricordatevi di andare sul sito e di mettere comunque like alla pagina Facebook di Book of Metal Webzine. Ma parliamo subito di questo Dampir, la regina di Babilonia. Allora ragazzi, vi faccio subito una premessa: per chi mi conosce e già sa, lo sapete che leggo Dampir da poco, ma per chi vede per la prima volta un mio video ed è un lettore abituale di Dampir, ve lo dico subito: ho letto per ora pochi numeri di Dampir, sto recuperando i vari numeri di Dampir, lo leggo assiduamente dal numero 249, per cui questo è il quarto numero consecutivo che leggo, e poi ci sono altri numeri che ho letto, tipo anche il team up con Dylan Dog, insomma. Però, come ben sapete, Dampir segue una continuity abbastanza serrata. Questo numero, però, benché io non abbia letto i numeri legati a questi personaggi, quindi a Nergal e a Lady Naema, l'ho trovato comunque molto bello. Questa è una video opinione in cui vi parlerò appunto di questo albo, dandovi i dati tecnici e dicendo più o meno di cosa parla, per chi legge da poco Dampir, ma per chi lo legge da più tempo rispetto a me, attendeva parecchio questo numero. Per cui, Dampir numero 252, la regina di Babilonia, dati tecnici, personaggio creato da Mauro Boselli e Maurizio Colombo, a cura di Mauro Boselli e Giorgio Giusfredi, mensile numero 252, marzo 2021, prezzo 3,90€. La regina di Babilonia, soggetto e sceneggiatura di Mauro Boselli, disegni di Fabrizio Longo, copertina Enea Riboldi, lettering Luca Corda. La copertina di Enea Riboldi è, come al solito, sempre molto bella. Il logo di Dampir rosso con un piccolo rilievo bianco, una barra viola con la scritta bianca La regina di Babilonia, il logo degli 80 anni della Sergio Bonelli editore, il prezzo qui di 3,90€. Poi la copertina raffigura questa donna che tenta di rianimare il corpo di Nergal. Per chi non conosce Nergal, per chi legge da poco Dampir, vi dico subito che Nergal è stato uno degli acerrimi nemici di Arlandraka, di Dampir, un demone, un vampiro molto molto potente, era, o almeno è stato sconfitto nel numero 217, per cui Nergal, questa donna, cerca di rianimare il suo corpo. Bellissima la copertina, i colori di Enea Riboldi, che dire, è uno dei migliori copertinisti, secondo me, forse tra i migliori in Bonelli in generale, quindi posso dirvi che Enea Riboldi è veramente un grande. Poi c'è il prossimo numero, numero 253, ne dico dal 3 aprile, I fili di Pontemorto, che da quel che ho capito sarà ambientato in Italia, visto che si dice che insomma, gli abitanti della Bassa Ferrarese si tengono lontani dal manicomio abbandonato, ma c'è chi non ha dimenticato i bambini perduti, e Bianca chiede aiuto a Dampir per affrontare gli spettri della Santa Farailde. Quindi questo è il prossimo numero. Poi c'è il frontespizio, c'è Dal buio, in cui ci vengono spiegati quello che andremo a leggere. Poi in quarta di copertina Vatek, che sarà che è in cioè non è un prodotto da edicola ma è libreria e fumetteria. Vatek, uno speciale di Dampir con ben 496 pagine. Ma ragazzi, i disegni di Fabrizio Longo, che dirvi, ben caratterizzati. I disegni dei disegnatori di Dampir in generale mi piacciono, mi stanno piacendo molto. Vediamo anche questo personaggio, che un po' mi ha ricordato, non lo so, un giovane David Bowie. Belli disegni di Fabrizio Longo, ottimi disegni. Ma la storia, che dirvi della storia? Non posso dirvi tantissimo, non vorrei spoilerare. È una storia che potrebbe apparire complessa, specie a chi non ha letto i vecchi Dampir legati a questi personaggi, quindi Nergal, Lady Naema. Come detto, Nergal è uno dei vampiri più potenti,
era a capo della polizia infernale, insomma. Infatti la storia, nelle prime pagine, da pagina 5 a pagina 14, c'è un prologo in cui c'è proprio il palazzo appartenuto al duca Nergal nella terra, nell'inferno, insomma. C'è questo custode insieme a duca Abigor, che era il secondo di Nergal. Abigor praticamente dice al custode: stai attento, non puoi entrare. Poi questo custode viene sbranato dai demoni. Abigor entra in questo palazzo e non trova più il corpo di Nergal, un corpo di Nergal sconfitto, praticamente tenuto lì come dire, soltanto un involucro vuoto, soltanto il corpo di un vegetale, perché non ha più personalità, non ha più anima, non ha più nulla. E scopre che il corpo è stato trafugato dal palazzo, di questo inferno, insomma. E poco dopo si viene a scoprire che entrerà in scena un personaggio di Brooklyn. Questo qui mi sono segnato un po' di cose, ragazzi, perché altrimenti sarebbe stato molto difficile. Questo dottor Stern, che è un Baal Shem. Cos'è un Baal Shem? È un personaggio, un dottore che si è specializzato in cabala pratica. E da lì a poco questo dottor Stern farà la conoscenza di una donna che lo andrà a trovare, che si scoprirà, insomma, che non vi dico cosa succede perché poi non vorrei spoilerare, però questa donna a tutti potrà sembrare Lady Nahema, ma in realtà è Ereshkigal, che è praticamente la dea la regina di Babilonia, amante di Nergal ai tempi. Qui si parla anche di Babilonia, quindi del nuovo. Ora che si chiama Iraq, ovviamente, della vecchia Babilonia. Insomma, ragazzi, ci sono tante cose che vengono svelate in questo Dampir. Per uno come me, come detto, che non ha letto i vecchi numeri, potranno sembrare un po' complesse, però devo garantirvi una cosa, ragazzi. Io che leggo Dampir da poco, pur non conoscendo tutti i personaggi, tipo come Nergal, la stessa Lady Nahema, a me ha fatto molto impressione questo numero. Mi è piaciuto. Devo dirvi che è stato un po' complesso, l'ho letto anche perché, come ben sapete, Dampir ha dei dialoghi diversi rispetto agli altri Bonelli. L'ho letto davvero con attenzione proprio per capire a cosa andremo incontro, insomma. Ovviamente Arlan Draka, insieme a Tesla e Kuriak, verranno a sapere che il corpo di Nergal è stato trafugato, che cercheranno di riportarlo in vita. Ci saranno dei riti antichi all'interno che reputo davvero molto interessanti. E che dire della storia? 98 pagine molto belle, disegni, come detto, di Fabrizio Longo, molto molto carine. Ovviamente questa è una storia di Mauro Boselli, che ha creato il personaggio di Dampir, quindi chi più di lui ne capisce di Dampir e insomma, parlando anche di Nergal. Quindi a questo punto vedremo questa dea Ereshkigal che cercherà in tutti i modi di riportare in vita Nergal attraverso il corpo di questo Abraham Stern, che sarebbe il medico esperto di cabala pratica. Non vi dico altro per non spoilerare, però quello che, insomma, questa mia video opinione va a concludersi dicendo che questo è la regina di Babilonia, questo numero 252 di Dampir, benché legato molto alla continuity serrata che c'è in questo fumetto, in questo personaggio di Mauro Boselli. Pur, come detto, leggendo questo numero, non sapendo purtroppo non aver ancora letto tutti i vecchi numeri, posso dire che a me è piaciuto. Ovviamente per chi conosce e legge abitualmente Dampir, questo è un albo imperdibile. So che molti lo aspettavano, spero vi sia piaciuto se l'avete letto. A me, sinceramente, da neofita del mondo di Dampir, è piaciuto, sia nella sua interezza, sia nella copertina, sia nei disegni di Fabrizio Longo, quindi Enea Riboldi alla copertina, Fabrizio Longo ai disegni, Mauro Boselli al soggetto della sceneggiatura, un bel Dampir, questo numero 252, la regina di Babilonia, lo consiglio a tutti gli amanti di Dampir, ma perché no, anche a chi da poco si è approcciato con questo fumetto. Per cui ragazzi, io concludo qui dicendovi che è stata un'ottima lettura, sempre molto, a volte può sembrare complessa, ma molto molto intrigante ed affascinante questo Dampir. Sono contento, insomma, di aver letto questo numero e di continuare a leggere, sperando di recuperare anche i vecchi numeri di Dampir. Grazie a tutti per l'ascolto, per aver visto questo video. Grazie a tutti, ragazzi. Se volete, iscrivetevi al mio canale se vi piacciono le mie recensioni, i miei video, insomma, quello che propongo sul canale. Se trovate di vostro gradimento quello che propongo, iscrivetevi pure e attivate la campanella per le notifiche. Grazie a tutti, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.